Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Ciao da Alberto Fiano, è esattamente giovedì 28 settembre, ovviamente corrente anno. Sono le ore 23 e 10 minuti. Questo è il consueto appuntamento con la rubrica del sottoscritto Il Punto sulla Roma, puntata numero 446. Analisi post partita di ogni impegno ufficiale della AS Roma. Andava in scena questa sera ore 20:45 a Marassi, Genoa-Roma, ultimo posticipo del turno infrasettimanale di campionato. Ebbene, l'incubo per tutti i tifosi della Roma è iniziato. Genoa 4, Roma 1, questo il verdetto del campo. Quindi, che dire? Dico vergogna a caratteri cubitali, sottolineato 100 volte. Termine più chiaro, reale e diretto non può esserci. Io dissi e scrissi anche dopo il 7-0 all'Empoli che comunque non era un test attendibile e che risposte molto più concrete si potevano e dovevano avere dopo la doppia trasferta col Torino e Genoa. E le risposte sono, ai noi, assolutamente e gravemente negative, soprattutto per quanto riguarda appunto la gara di questa sera, che ha evidenziato tutti i limiti attuali di questa Roma. Si può anche perdere, ovvio, ma ci sta modo e modo, ed il modo con cui la Roma perde contro il Genoa è totalmente inaccettabile, poiché gli impagabili tifosi della Roma non meritano queste indegne prestazioni e umiliazioni. Le statistiche di classifica della Roma fin qui sono da brividi. Problemi ovunque. Di tenuta atletica, oggi il Genoa andava al doppio di velocità dei giallorossi. Problemi di concentrazioni, problemi di approccio alla gara, problemi di mentalità e soprattutto squadra senza mordente, senza una precisa idea tattica e senza una minima parvenza di gioco. Tutti colpevoli, nessuno escluso, dalla dirigenza, dallo staff tecnico, dall'allenatore ai giocatori. Ora bisogna veramente attuare misure di rimedi drastiche, a mani estremi, estremi rimedi. Gli alibi sono per tutti finiti ed è anche ora che la dirigenza faccia sentire la sua voce e la faccia veramente grossa. Ovviamente faccia sentire la voce grossa, perché grossa purtroppo in termini vergognosi l'hanno già fatta questa sera. Ad inizio ottobre si rischia già di buttare il campionato e ciò è veramente inammissibile. L'unica speranza è che quando si tocca appunto il fondo si può solo che risalire. Ebbene, stasera si è toccato il fondo, veramente si è raschiato il fondo del barile e quindi adesso bisogna solo che risalire e farlo da subito con grande spirito di gruppo e feroce determinazione. Questa Roma lo deve a tanti, soprattutto ai tifosi, ma ancora di più lo deve a se stessa. Io altro dopo questa nefasta serata non ho da aggiungere. Certo che veramente neanche il più pessimista dei tifosi della Roma, quando a fine luglio corrente anno hanno redatto il calendario, pensava che a questo punto la Roma avesse solamente 5 punti in classifica e fosse relegata tra il 15° e il 16° posto della classifica, fosse già a meno 10 dalla vetta e a meno 7, meno 8 dai posti che competono le qualificazioni europee per il prossimo anno e che soprattutto avesse una difesa veramente da brividi. Perché 11 gol incassati sono più di 2 gol a partita. Hai preso 2 gol col Milan e ci può stare, 2 gol al Verona, dal Verona, 2 gol dalla Salernitana, 4 gol dal Genova soprattutto. E è veramente orripilante, inaccettabile, inammissibile, improponibile, che chi più ne ha più ne metta, che una squadra come la Roma prenda 4 gol, con tutto rispetto, dal Genoa.
No, non si può. Oltre la partita si è persa la faccia. La maglia va comunque, sempre, ovunque e comunque a prescindere, onorata. Si deve uscire dal campo a testa alta, con orgoglio e onore, sempre, a prescindere dall'esito che poi emette il verdetto del campo. Questa sera la Roma ha perso soprattutto con se stessa e sono appunto le sconfitte peggiori. Adesso la Roma è al tappeto come un pugile suonato. Il conteggio è iniziato. Speriamo che la Roma abbia questa forza di rialzarsi e continuare a combattere. Questo è quanto. Io ringrazio il mio amico Roberto De Angelis per la sua consueta cordialità e gentilezza che mi concede sulle sue frequenze radiofoniche. Ringrazio voi che mi avete seguito qui in diretta e coloro che mi seguiranno poi in podcast registrato. Vi do appuntamento per il post partita di Roma Frosinone domenica sera 1 ottobre. Vi auguro una buona notte e questa sera per la prima volta non chiudo con l'immancabile dai Roma dai, perché la delusione, l'amarezza e la rabbia, ma soprattutto delusione, sono veramente veramente tante. Uno scoramento veramente grave, profondo, perché si sono calpestati i sentimenti dei tifosi. E i sentimenti, qualsiasi forma essi abbiano, devono essere sempre rispettati. E questa sera questo rispetto non c'è stato. Ci vorrebbe una forte contestazione, veramente, ovvio, sempre entro termini civili di rispetto, ci mancherebbe altro, oppure l'antipodo, proprio agli antipodi del sold out, lo stadio vuoto. Sarebbe davvero un forte segnale da dare a questi signori che vestono la maglia della Roma, per far capire veramente sia la dirigenza, sia l'allenatore, appunto, e sia anche ai giocatori, che cos'è la Roma. Con questo è davvero tutto. Ciao, grazie e buonanotte da Alberto Fiano e un abbraccio al mio amico Roberto De Angelis.